Sì, buonasera, sono Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle, Regione Toscana. Sono andato insieme a Giovanni Policastro, ex consigliere del Comune di Sesto e d'area metropolitana, che ci sta sostenendo dopo il commissariamento del Comune, e insieme alle problematiche della Piana Fiorentina, con l'inceneritore e con l'aeroporto, su Sesto si sta abbattendo un altro disastro, che è il rischio che 600 persone possano perdere il lavoro insieme a 300 soggetti coinvolti nell'indotto dell'attività di Poste Italiane. Perché Poste Italiane nella riorganizzazione, nella sua fantasia di esuberi, sta cercando di tagliare il personale. Quindi su questo centro meccanografico di Sesto Fiorentino si sta ipotizzando di ridurre il personale da 600 unità a 180 unità, con problematiche enormi in un'area come quella di Sesto Fiorentino, dove dopo la crisi della Licia Arginori dobbiamo anche prepararci alla crisi lavorativa di queste 600 famiglie. Noi come Movimento 5 Stelle ci opponiamo in maniera molto consistente, anche perché noi si ritiene che soprattutto nelle aziende in cui lo Stato partecipa a qualunque titolo, in questo caso Poste Italiane è dello Stato, quando ci sono degli utili o dei profitti è assolutamente immorale, antietico e diabolico pensare a esuberi e a licenziamenti.